Buongiorno viaggiatori, siamo finalmente arrivati in Spagna, in Galizia di preciso, e qui ci troviamo a Santiago di Compostela. E siamo a San Domingo de Bonavalo, un giardino all'interno della città molto verde, dove ci sono tantissimi spazi dove vivere la città. Siamo insieme alla nostra guida Patricia e la nostra giornata inizia appunto da qui. Andremo a esplorare la città di Santiago, poi nel pomeriggio invece andremo al Passo de Oca per vedere appunto i giardini e tutto quello che ha. Come si chiamano i giardini? Dai, l'hai detto 5 volte. Passo San Domingo. San Domingo de Bonaval. Ma l'ho detto prima. Oggi la giornata è un po' così, un po' grigia, ma qui in Galizia è normale. In questa regione ci sono il doppio delle precipitazioni rispetto alla media nazionale, dovuta al fatto che appunto è interessata spesso da fronti temporaleschi che arrivano dall'Atlantico. Quindi se prevedete di venire a visitare Galizia e Santiago, portatevi l'ombrello. La sensazione è, visitando questi parchi, che siano forse un po' poco curati, ma c'è una spiegazione. Ci sono tante vegetali, piante che crescono anche sui muri, ma in realtà è proprio, si vuole tenere così il parco perché c'è un discorso di interazione con la natura che vogliono preservare, essendo una nazione, un territorio di derivazione celtica. Siamo ora arrivati al mercato di Abastos, che è uno dei tipici mercati coperti spagnoli. All'interno c'è una zona dedicata al pesce, una zona dedicata ovviamente alle frutta e verdura e anche una parte dove si può appunto assaggiare i prodotti che vengono proposti all'interno di queste mura. Passiamo ora per l'arco del Palazzo di Schermirez, che è appunto l'arco più famoso qui perché dà appunto l'accesso alla piazza de Obradoiro. Posto anche molto famoso perché è la migliore acustica della città e quindi si trovano spesso suonatori, come in questo caso, di cornamusa. Ragazzi, sarà anche la pioggia, ma a me stare in questo posto mi fa salire la pelle d'oca alta così. Vai. Sì, lei sarà molto contenta. Ah, com'è? Io ero la vecchia, mi sono fatto toccare il culo da... Da Maria? Dalla vecchia. Ok, siamo al parco di Alameda e questa scenetta qua delle due Marie, adesso ve la spieghiamo un attimo. La prima è che questi due signori qua, ultra ottantenni, quindi a belle attempate, venivano tutti i giorni al parco verso le 2 di pomeriggio, vestite in questa maniera, quindi conciate molto molto particolari, molto colorate. E la ragione qual era? Praticamente questo parco qui unisce le due zone, la città vecchia e la zona universitaria. Qui passavano sempre gli studenti e loro praticamente queste così cercavano di attirare l'attenzione dei ragazzi, di flirtare con loro. E la posizione appunto della mano della signora è proprio per... Ti è piaciuto?
una cifra. Bello, 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 però sono le 3:10 e si è fatta una certa, e quindi abbiamo un po' di fame, giusto Emanuele? Giusto, giusto. E quindi Patricia, dove ci porti a mangiare? Andiamo a mangiare al caffè di Altamira, che è molto conosciuto nella città perché utilizzano sempre prodotti freschi al mercato. Bene, siamo finalmente arrivati al Passo de Oca. Non faccio l'oca! Che è un palazzo famoso per i suoi grandi giardini ricchi di acqua. Basta! Che è un palazzo famoso per i suoi giardini ricchi di acqua. Colgo l'occasione appunto. Cogliamo l'occasione per parlarvi appunto di In Green Spain, che è il leitmotiv, l'hashtag, se vogliamo, che appunto accompagna questo video e i prossimi due. Cos'è In Green Spain? In Green Spain è un progetto che stiamo facendo che porta alla scoperta dei posti verdi della Galizia, nel nostro caso, mm-hmm. E ci saranno tanti altri blogger che faranno l'Asturia, i Paesi Baschi e la Cantabria, e nel nostro caso scopriamo la Galizia. La Galizia. Galizia. Gli altri ve li linko sotto in descrizione. Dunque, allora, il discorso è questo: Emanuele ha un problema. Faccio davvero, davvero fatica. Un problema veramente grave. Un casino. Praticamente lui non riesce a fotografare con un occhio chiuso e uno aperto. Quindi quando guarda dal mirino della macchina fotografica è così. Tipo un pesce palla. Cioè... Ti fissa, ti inquieta. Cioè, tutta questa cosa della Galizia di Santiago è per andare appunto in Cattedrale di Santiago, abbracciare il santo e chiedere di fargli questa grazia, di fargli riuscire a chiudere l'occhio a sinistro durante... Non ce la faccio, ragazzi, non ce la faccio neanche a fare l'occhiolino, quindi cioè io fotografo così. Cioè, non ce la faccio. È inutile. Ah, eccoci qua tornati al nostro hotel a Quinta da Uga. Un 4 stelle molto molto bello e anche molto tranquillo, perché è fuori appunto dal centro di Santiago, quindi dal casino di tutti quanti i pellegrini, la gente, la cagnara. Questo grossi muri in pietra raccontava la storia dell'albergo, che in passato era un'antica cartiera e adesso appunto è stata rivista, ristrutturata come albergo. Qua in centro e siamo carichissimi per la cena. E dov'è che andiamo a mangiare? Alla Mazzetta. A Mazzetta. C-A Mazzetta. Mazzetta. Mazzetta.
dai che arriva la macchina, dai che arriva la macchina. Bene ragazzi, da Santiago di Compostela è tutto. Domani ci spostiamo, andiamo in un'altra zona appunto della Galizia, e cosa che vedrete appunto nel prossimo video, il secondo di tre. Mi raccomando ragazzi, come di consueto, iscrivetevi al canale sotto qua, trovate il bottone iscriviti e attivate la campanella, altrimenti non venite notificati quando esce un nuovo video. Da Santiago di Compostela, qui da me, Emanuele, e anche da Patricia, che è lì, è tutto. Buonanotte e ciao. Di qualcosa! Cosa devo dire? Di qualcosa! Cosa devo dire? Sti blogger.